E allora, Giuseppe, tra poco mi trasformerai in una sposa perché siamo sul set delle bellissime spose di Loredana Lombardo. Tra poco vedremo ben 10 ragazze che per un giorno diventeranno delle principesse. E perché no? Anche io. Vi piace questo cappello? Ragazzi, che eleganza, molto chic. Come ti chiami? Martina. Come ti immagini il tuo giorno così del matrimonio? Com'è? È molto molto sfarzoso, eccentrico. Raccontami il vestito. Il vestito sono un tortino di panna montata che cammina. Un tortino di panna montata che cammina? Sì. È pomposo, da principessa, molto molto vistoso. Nome? Gloria. Dove ti vorresti sposare? In spiaggia. Come ti senti in questo ambito? Benissimo. Mi sento proprio una principessa. E quel giorno i fiori come dovrebbero essere? Se indossassi questo vestito, esattamente questi. E lo sposo? C'è ancora tempo. E il bouquet a chi lo lanciamo? Lo lancerei mio fratello. Oggi giochiamo con gli abiti da sposa e lo facciamo anche con Katia. Come immagini il giorno del tuo matrimonio? Mi piacerebbe una cerimonia all'inglese in un prato. Bene, adesso indosserà un abito di Loredana Lombardo e vedremo Katia come si trasformerà per quel giorno. Lucrezia è pronta qui al maquillage, al trucco. Kate Middleton, voglio dire, ne ha parlato tutto il mondo. Insomma, di quel matrimonio cosa ti è piaciuto? L'abito, tantissimo, questo pizzo con le maniche in pizzo, molto bello. Anche l'entrata in chiesa, comunque molto bello, la sfilata appunto che si fa mentre si raggiunge l'altare, è stato emozionante. Una siciliana dai colori particolari e molto English. Com'è il maquillage di Stefania? Su di lei faremo un make-up acqua e sapone. Acqua e sapone significa che il trucco c'è, ma non si vede, o quantomeno rispetta molto quello che sono i suoi colori naturali. E la tua sposa ideale invece qual è? Ma non c'è una sposa ideale perché il mio trucco si basa molto sull'esigenza della sposa. Milena, italiana di origine mauriziana, che cos'è per te la sposa? Ti stanno preparando per un look completamente diverso? Avendo comunque delle origini straniere, però essendo nata qui in Italia, a Palermo, vorrei sposarmi in tutti e due i modi. Cioè, raccontiamo. Allora, qui l'usanza è sposarsi con l'abito bianco tradizionale in chiesa ed è una cosa che mi piace molto, ma vorrei anche tenere le mie origini. Come ci si sposa alle Mauritius? Non si ha l'abito bianco, ma si usa il sari. Laura, oggi indosserai un abito di Loredana Lombardo. Cosa ti aspetti da questa esperienza, da questo momento che avrai un abito bianco che ancora non hai visto? Comunque credo sia sempre un'esperienza emozionante, quindi comunque la vivrò come tale fino all'ultimo, comunque dall'acconciatura all'abito, al trucco, in tutti i sensi, insomma. Thank you.
Teresa ha scelto un posto verde, un giardino, perché? Perché mi piace la natura, stare negli spazi aperti. E come ti immagini quel giorno? Com'è il tuo abito che tra poco, tra l'altro, vedremo? È lungo, bianco, è raffinato. E adesso andiamo al parrucco, ne parliamo con Giuseppe. Com'è la sposa Teresa? La sposa Teresa è una bella sposa. Piace l'effetto naturale, infatti ci stiamo mantenendo con dei capelli mossi, naturali. Nome? Noemi. Dove ti sposeresti? A Miami. Perché? Perché mi piace l'ambiente. Cosa ti piace di Miami? Il caldo, il mare, il tempo, i grattacieli, queste cose così. Con Claudia andiamo al mare, però io vorrei offrirle, prima di andare al mare, vi chiederete perché un cioccolatino che mangerai dopo, Claudia, perché c'è qualcosa che mi devi proprio raccontare. Allora, Claudia si vorrebbe sposare al mare, quindi mediterranea, perché? Claudia sceglie una delle isole delle Eolie, che ne so, Lipari. Lipari è proprio, insomma, c'è questa chiesa sulla sommità dell'isola che è semplicissima, domina tutto il panorama delle Eolie. E tra qualche istante ti vedremo anche indossare un abito di Loredana Lombardo. Come lo immagini quest'abito e che cos'è per te l'abito da sposa? Ma ovviamente io lo immagino semplice, elegante e luminoso. Ovviamente deve essere un abito non troppo pomposo per non distogliere l'attenzione da tutto quello che è, insomma, lo scenario che accompagna il matrimonio, anche dalle caratteristiche della persona stessa. Nome? Emilia. Il tuo abito da sogno? Il mio abito da sogno è un abito semplice, classico, che però mette in risalto sicuramente il mio viso, comunque il mio aspetto fisico. Allora, Loredana Lombardo, fai una domanda. Loredana, mi farei sentire oggi una principessa? Com'è la sposa di Loredana Lombardo? La sposa di Loredana Lombardo è una sposa unica, determinata, bella, diversa da tutti, perché appunto è unica, rispecchia se stessa, la propria immagine, eleganza. Ecco, per te che cos'è l'eleganza in un abito da sposa? Quando lo crei? In questo momento stai disegnando dei bozzetti. Ma l'eleganza di un abito da sposa deve soprattutto rispecchiare la sposa. Nulla di estroso che non le appartiene, ma tutto ciò che delinea la sua persona, la sua eleganza, permette di risalto quello che lei in realtà è e non trasformarla come un matrimonio teatrale o un costume teatrale.